Ma ciao gente che si racconta. Oggi andremo a vedere alcuni bambini che sono davvero unici. Sono andati in TV o su YouTube e si sono fatti riconoscere dal mondo intero per queste loro unicità. In fondo ricordatevi che non siamo tutti uguali. Non veniamo prodotti in serie, alcuni nascono ancora più diversi di altri. Non parlo semplicemente di una piccola diversità come il colore della pelle, ma qualcosa di molto più grande. Prima di cominciare vi ricordo che se volete risparmiare e siete stufi di pagare prezzi gonfiati nei negozi, potete seguirmi anche sul canale Telegram ufficiale di sconti. Link in descrizione e partiamo da Sedoraiati. Ivan Stojković. Questo bambino proveniente dalla Croazia ha l'incredibile capacità di attirare gli oggetti a sé come fosse un magnete. Ci sono state altre persone con un forte magnetismo, ma Ivan sembra sia quello più magnetico di tutti. Tra gli oggetti che può attrarre facilmente ci sono le forchette, i cucchiai, i telecomandi della TV e pure un po' di padelle. Il padre, in più interviste, ha detto che Ivan è in grado, grazie anche alla sua forza di volontà, di tener su quasi 25 kg. È diventato ancora più famoso nel 2017 quando ha partecipato a un talent show croato, lasciando i giudici sbalorditi. Ovviamente ci sono anche tante persone che dubitano di questa sua capacità assurda, questo anche a causa dei genitori che, nonostante gli vogliano davvero un mondo di bene, tendono spesso a esagerare con le parole. Nel 2014 dicevano perfino che fosse diventato telepatico. Ovviamente non lo era. Già i poteri di Magneto sono difficili da controllare, se doveva beccarsi pure quelli di Xavier il ragazzo finiva in terapia tra un po'. Yoga Mata. Questa bambina si chiama Yoga Mata e come potete vedere ha degli occhi. Ok, e fin qua ci siamo. Secondo un paio di video online però, a quanto pare, lei possiede una capacità chiamata terzo occhio. Non come Tenzin di Dragon Ball, ma qualcosa di quasi soprannaturale. Ai tempi della rivelazione mondiale aveva solo 9 anni e aveva dimostrato di essere in grado di vedere anche con gli occhi chiusi. Non è un'esagerazione. Le sono stati sottoposti piccoli test che ha superato tranquillamente. Per esempio le avevano chiesto di leggere con una benda agli occhi o giocare ai videogiochi che tanto amava sempre con questa benda. Beh, era riuscita a fare tutto. È indiana ma vive in North Carolina. Ama il suo paese natale, dove da giovanissima i suoi genitori la portavano spesso. Sembra non sia una capacità acquisita da piccola però, bensì grazie all'aiuto di un guru che in 21 giorni è riuscito a risvegliare questo suo potere latente. Le lezioni per quel mese erano costate $10,000 con il guru e alla fine Yoga Mata è diventata la bambina con il terzo occhio. In grado pure di camminare in mezzo al traffico senza utilizzarli. Non so se sia una cosa vera o meno, quindi fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Sappiate che si era esibita ad una convention a Washington DC a 10 anni dove aveva letto intere pagine scritte da altri mentre circa 50 persone la stavano osservando. Elise Tan Roberts. Si dice che alcuni rinascano dopo la morte in un altro corpo, un pensiero che non mi dispiace affatto e che mi dà una piccola speranza dopo la morte. In questo caso abbiamo una bambina di nome Elise Tan Roberts che a soli 2 anni aveva un quoziente intellettivo di 156, ritenuta da tutti la reincarnazione di Einstein con 160 di qui, quindi poco lontano. Elise Tan Roberts, questo è il nome della piccola, vive a Edmonton, nord di Londra, e a 2 anni sapeva già recitare l'alfabeto, contare fino a 20 in inglese e fino a 10 in spagnolo. Risolvere molti problemi matematici e dire a memoria le capitali del mondo. A soli 5 mesi ha detto la sua prima parola, precocissima anche nelle capacità deambulatorie, visto che camminava già a 8 mesi e correva a 10. Nel 2009 era diventata famosissima, ma nessuno voleva prenderla a scuola, perché per cominciarla bisognava avere almeno 4 anni. Noah e Lucas. Non tutti i supereroi hanno un mantello, o sono alti 2 metri, o comunque maggiorenni. Alcuni sono piccoli ma pieni di grinta, proprio come Noah Eldrick dell'Idaho negli Stati Uniti. Ha solo 13 anni, ma il suo amore per il fratello disabile è su un livello assurdo. Infatti quest'ultimo, Lucas, di soli 11 anni, è nato con la lissencefalia, una malformazione del cervello che gli impedisce di camminare, parlare e nutrirsi da solo. Noah è un appassionato di triathlon e quando trova una gara nelle vicinanze la prima cosa che fa è chiedere se può partecipare con suo fratello in squadra e se lo può portare dietro. Ha una forma fisica incredibile per riuscire a tirare anche Lucas, ma dice di farlo perché gli vuole un mondo di bene, con tutta l'anima, e vuole fargli vivere momenti speciali nonostante i suoi problemi.
vuole che sia parte integrante del mondo. Se gli operatori di gara gli dicono che Lucas non può partecipare, Noah rifiuta e va a cercare la prossima gara. E se ve lo steste chiedendo, sì, anche nella prova di nuoto è sempre dietro di lui. Pazzesco, questo è puro e semplice amore fraterno. Yang Jinglong. A volte nascono bambini un po' più forti del previsto e un po' più pesantucci, ma con il tempo perdono questo peso e diventano come tutti gli altri. Altre volte invece succede il contrario, proprio come per Yang Jinglong, un bambino cinese che negli anni scorsi divenne famoso per essere tra i più forti del mondo, forse il più forte addirittura. Senza aver mai fatto alcun genere di allenamento in palestra, a 7 anni era in grado di trascinare una macchina, sollevare i suoi genitori come niente e portare pesanti sacchi di riso in casa, come fossero peluche. Per la precisione l'auto era piena di persone. Pesava più di 50 kg ai tempi e non sembra aver mai avuto problemi di fisico o altro. Ad oggi non si sa moltissimo su di lui e su ciò che sta facendo, ma il suo sogno è diventare sempre più forte. Quindi penso si starà allenando da qualche parte come un vero guerriero Saiyan per poi tornare in grande stile. Fermiamoci un attimo per vedere il quiz emoji di oggi. Chi sa dirmi che film rappresenta questa sequenza di emoji? A. Cars, B. Fast and Furious, C. Baby Driver. Scriverò un commento sotto il quale potrete rispondere. Se avete messo mi piace, siete ancora seduraiati, continuiamo. Dio Satrio. Noi spesso ci lamentiamo di tante cose, anche avendo tutto ciò che ci serve per vivere, a volte vogliamo di più e non ci basta mai. Ma guardate questo bambino. Si chiama Trio Satrio, un bambino indonesiano nato senza braccia e gambe. Esatto, ci è nato con questo problema. Non ha mai saputo e non saprà mai cosa vuol dire camminare o afferrare qualcosa. Eppure non è triste. Vive la sua vita al massimo delle possibilità ed è un amante dei videogiochi. E che ci crediate o meno, è anche bravo. Riesce ad usare il controller con il mento. Il suo modo di ridere e la sua positività lo hanno reso l'alunno preferito delle maestre e dei maestri a scuola, e molti bambini sono felici di giocarci insieme. La madre non aveva capito che aveva questo problema quando era incinta, e nemmeno le radiografie erano riuscite a mostrare qualcosa con chiarezza. Alla fine, però, quando è venuto al mondo, lei lo ha amato con tutto il suo cuore. Anzi, lo ama ancora, insieme al padre. L'unico problema è che è proprio dipendente dalla PlayStation e a volte devono sgridarlo per farlo andare a letto presto. Insomma, come tutti noi, suppongo. Zoe Lush. Il primo bambino per i genitori è sempre una sfida assurda, ma quando la figlia che sta per arrivare soffre di osteogenesi imperfetta, il livello viene settato su apocalittico. O almeno per alcuni può sembrare così. Eppure, nonostante le difficoltà, Chelsea e Curtis Lush non hanno mai ceduto e hanno superato ogni previsione crescendo la loro bambina, cioè Zoe Lush, con le ossa di cristallo. L'osteogenesi imperfetta vuol dire proprio questo, ossa così fragili da rompersi con niente. Addirittura al quinto mese di gravidanza i medici avevano scoperto che a causa della pressione esercitata sul grembo della donna, le ossa del feto si erano rotte e quando era venuta al mondo hanno dovuto tenerla con una cura mai vista prima. I medici le avevano dato al massimo un anno di vita, ma come detto prima la famiglia ha superato ogni aspettativa e ad oggi vive in California con molta attenzione ovviamente, ma felice. Michelle Kish. Ok, non è proprio una bambina, ma il suo corpo la fa sembrare tale. In realtà Michelle Kish ha 20 anni. Sorpresi, vero? È intrappolata nel corpo di una bambina a causa di una condizione genetica molto rara, chiamata sindrome di Hallermann-Streif. È così rara che in 250 in tutto il mondo ce l'hanno. I sintomi in totale che si verificano con la malattia sono ben 28. Michelle ne ha 26 e ha bisogno di cure costanti. Per citarne alcuni, soffre di apnea nel sonno, quindi rischia anche di morire mentre è a letto la notte. Dimensione degli occhi ridotta, glaucoma e cataratta bilaterale e tanto altro che non sto qua a dirvi. Ha un tubo attaccato alla gola perché così può respirare meglio. E nonostante tutto ciò, la sua voglia di vivere è incredibile e sogna un giorno di diventare un medico pediatra. Brooklyn Sittner. Questa bambina ha deciso di dedicare la sua vita al CrossFit. Non so bene cosa sia di preciso, ma in generale è uno sport che unisce la ginnastica al sollevamento pesi, ed è veramente tosto. Però questo non preoccupa minimamente Brooklyn dal Montana. A soli 6 anni andava nella palestra del padre a osservare gli altri giocare. A 8 aveva deciso anche lei di cominciare a fare questa cosa.
e oggi ad 11 anni è in grado di sollevare 45 kg senza problemi. Farebbe invidia a qualunque palestrato maggiorenne perché a quanto pare ha spezzato vari record nel suo paese e il suo sogno è andare alle Olimpiadi, ma la strada è abbastanza lunga. Ma non impossibile vista la determinazione. Si allena quasi 6-7 giorni alla settimana, che ci crediate o meno, durante un'intervista a Barcroft TV ha detto di allenarsi dalle 8 alle 9 ore in palestra. Davvero incredibile. Bayezid Hossein. Il curioso caso di Benjamin Button sembra realtà. Questo bambino di 4 anni di nome Bayezid Hossein del Bangladesh ha attirato l'attenzione mondiale nel 2016. Basta guardare le foto in giro per la rete per accorgersi che il piccolo ha l'aspetto di una persona anziana. Quando era nato aveva un corpo d'anziano debolissimo e fa fatica a camminare tutt'oggi. Il bambino soffre di gonfiore al viso, pelle in eccesso, dolori articolari. Gli occhi sono vuoti, difficoltà a urinare e denti molto deboli. Il suo caso è stato analizzato da decine di infermieri e medici, secondo molti dei quali il piccolo soffre proprio di progeria, quindi il corpo invecchia 8 volte più del normale. Sfortunatamente la vita non è così semplice per lui e sembra capisca benissimo il problema che ha. Viene preso spesso in giro dagli altri bambini e deve sempre essere tenuto sotto controllo. Con questo concludiamo, che dire, a volte alcuni bambini sono veramente fuori dal normale. Noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.